e benvenuti in questo nuovo video dello Scopriamo le creazioni in resina. Sì, che bello! Allora, oggi sono così così. Oddio, non c'è nulla di rosa in questa colata. Non mi riconosco nemmeno io. Non ho fatto nessun tipo di rosa. E non va bene. Cioè, sì, ho fatto questo, ma è un color pesca più che un rosa. E guarda, guarda, guarda che lo apriamo subito. Lo scopriamo subito. Mannaggia, no ragazzi, io veramente, io non ho più parole, Scusate, sì, la telecamera si muove perché io muovo il tavolo e di conseguenza si muove anche la telecamera. Cioè, allora, quando mai mi è uscita una bolla su questo stampo qui? Non mi è mai uscita una bolla. Oggi esce la bolla pure qua? Io non ho più parole, Vabbè, andiamo avanti, va. Sto colore, di dove è uscito sto colore? Cos'è sto colore? Scusate. Sì, questo è il nervoso che faccia, che fa muovere la telecamera. No, vabbè, sto colore è pena. Questa è la parola giusta. Però ci si può fare lo stampo e questa è la cosa bella. Di questo fiocco che è insulso sto colore, mamma mia. Ho fatto delle prove, come potete vedere, con quella gomma siliconica che odio. E adesso vediamo che cosa abbiamo fatto. Oh wow, che bellina questa foglia. Sì, un colore autunno, proprio autunno, non si capisce neanche che autunno è. Sì, dai, lo stampo alla fine è funzionante e questo mi interessava molto come cosa. Va bene, andiamo avanti, va, perché qua è tutto scuro, come potete vedere è tutto scuro, Allora, partiamo con questi colori insulsi che ho fatto stavolta. Ho voluto fare degli esperimenti, ma devo tornare ai miei colori pastello, non c'è niente da fare. Inutile Tamara che ti inventi colori diversi, c'è anche questo, sembra un tè. Ma sì, dai, il tè nel barattolo ci sta. Un tè alla pesca. Sì, dai, ci può anche stare questo come tè. Carino, sì, sì. Poi, quest'altro fioccone. Oh, vabbè, dai, questo ci piace. Qua non so che cavolo è uscito. Macchia, un po' di macchia a destra, un po' di macchia a sinistra. Però il fiocco in sé è bellino. Non gli si può dire niente a sto fiocco, dai. È carino, con questi brillantini sbrilluccicosi dorati. Sì, ho usato il color ocra, mi sembra, della Resin Pro. Più ci ho aggiunto qualcos'altro, è uscito sto colore, va bene. Vediamo il Luma invece, va. Oh, che carino! Sì, ci piace il lumino! Non mi ricordo neanche più come ho ottenuto questo colore, ma mi piace veramente tanto. Sì, che carino! Dai, qualcosa di buono l'abbiamo fatta. Il diamante l'ho fatto blu. Oh, wow, blu trasparente. Sì, che bello! Sbriluccica, lo amo il diamante. Vediamo questa base qua cameo che ho fatto con gli stampi che avete visto nel video scorso, senza rompere niente, Tamara. Allora, lo stampo è uscito bene, dai. Sì, li avevi sottovalutati, vedi che si riesce a fare qualcosa di buono. Sì, ma questo colore non mi piace proprio. Boh. L'importante è che la cornice sia uscita. Qua invece mi sono arrivati questi altri due basi cameo. Qua è uscita una bolla, mannaggia lui, e qua ne è uscita un'altra, mannaggia lui, e qua di fianco ne è uscita un'altra, però ci schiaffo sopra una bambolina e non si vedrà più nulla. Total white, glitterato, brillantinato, e ci piace. Sì, 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 sì. Poi passiamo al mio stampo col bucaneve, vediamo cosa abbiamo combinato, se lo stampo può funzionare. Oh, direi di sì, lo stampo funziona.
E anche il colore del bucaneve, oddio, non è proprio quello veritiero suo, ma chi se ne si assomiglia, dai, sì. Vediamo questo invece che era quello un po' più storto. Infatti, da una parte più grosso e dall'altra più piccolo, ma fa niente, quando lo metterò dentro nelle cover, appoggiata alle cover, non si vedrà più nulla. Belli, dai, questo stampo non lo devo buttare, sono felice. Ok, qua abbiamo un'altra mini, già lo so che sei uscita con le bolle, anche se ti ho sbattuto. No, guarda, ne è uscita una mini mini là sopra, ma ce la facciamo andare bene perché è quasi inesistente. Questa volta l'ho sbattuto lo stampo, come mi ha detto qualcuna di voi. Mi ha detto: Tamara, ma prova a sbattere lo stampo, che così si scoppiano le bolle. E avevi ragione, grazie per il consiglio. Poi passiamo avanti. Ho fatto dei colori veramente che non sanno né di te né di me. Cioè, adesso. Perché ci ho messo dell'oro qui, ma sto colore? Ma che colore è? Vabbè. Questo stampo sempre fatto da me, ormai ne ho due di questi stampi, volevo vedere se anche questo funzionava. Sì, funziona, però un po' da limare tutto in giro, però va bene. Poi, ah sì, abbiamo le sagome di luna che mi ha mandato la Maria. Va, che bella, è uscita una bolla, mannaggia, la miseria nera assassina. È uscita una bolla là sotto. Ok, Tamara, tieni il controllo, mantieni la calma. Andiamo avanti, questo è bellino, si è uscita una macchiolina qua, ma nello stampo è funzionante anche lui, solo che è opaco, era lucido quando lo... Vabbè, ragazzi, non so cosa dirvi, ma non è malvagio, lo luciderò, è buona. Vediamo questa base qua invece. Sta già rompendo lo stampo, bene. Dai, esci su. Esci. Oh, che bella. Particolarissima questa. Molto, molto particolare. Carina. Sì, dai. Vediamo questa megaluna invece. Lo sapevo, le orecchie sono uscite un po' con un po' di problemi perché ci sono le bolle sulle orecchie. Nelle offerie, nell'aprire il pacco, non avevo notato che c'erano due bollicine proprio sulle orecchie, infatti. Però dai, è carina lo stesso. Va bene. Poi andiamo avanti. Sempre questo colore insulso, mamma mia. Ho voluto fare un rosa cappuccino, non so nemmeno io come definirlo sto colore. Il fiocco è bello, ma il colore lascia molto a desiderare. Questo è il color turquoise ottenuto con l'acrilico, mi piace tantissimo, bello. Peccato che il cuore da lucido sia opaco, va bene. Vediamo queste due lune. Meraviglia, questo sì che ci piace. Vedete, questi stampi qui hanno tenuto il lucido. Bellissima, questa luna è bellissima. E questa anche, wow, belle. Belle, belle, belle. Sì, ci piacciono. Vediamo invece questa. Tamara, non far danni. Che ti conosciamo, eccola, bella. Lo stampo è uscito bene. Sì, il colore lascia un po' a desiderare, però l'importante è che lo stampo c'è ed è buono. Ci dobbiamo schiaffare sopra una bambolina per forza. Vediamo questo. Questo era lucidissimo, non è più tanto. Ma sì, dai, qualcosina l'ha tenuta di lucido. La ciambellina con le orecchie, che bellino! Scusate.
scusate, balla tutto. Il fiocco di Sailor Moon, fatto anche questo tutto blu, è bello. Sì, anche se le punte delle lune hanno dei problemi, avevano le bolle anche queste, e vabbè. Che ci dobbiamo fare? Possiamo farci nulla. Vediamo quest'altra luna. Piano. Oh, che bella. Questa mi piace sempre. Certo, è sempre opaca. Devo aspettare che mi arriva la gomma siliconica, quella da colata, e ci riproveremo a farla. Bella. Vediamo questo cerchio. Mi era uscita la bolla l'ultima volta. Questa volta non è uscita nessuna bolla. E il turchese ci piace tantissimo. Sì. Qui abbiamo altre due basi. Questo color, boh, non so nemmeno io che colori ho fatto. Sì, c'è tutto da rifilare, vabbè, quello almeno. E poi questo, che è sempre quel colore in sus. Praticamente, no, vabbè, questo non è il colore in sus. Sì, oddio, non è niente di che. Non mi fa impazzire questo colore. A me piacciono i colori vivi. E perché allora hai fatto sto marroncino se ti piacciono i colori vivi? Non lo so, ho voluto provare. E allora beccati questi colori, no? Questa ciambella color cappuccino. Non mi fa impazzire. Qua abbiamo il nostro color cioccolato, questo ci piace. Questo ci piace. Ci piace anche lui. Beh, ma qui andiamo sul sicuro. E ci piace anche lui. Andiamo avanti. Chissà se questa luna sarà uscita senza bolle. Io ho i miei dubbi. Ne è uscita una mini mini là sopra. Però dai, in sé può anche andare. Cioè, proprio piccolissima quella... quella mini mini bolla. No, ce n'è anche una sopra in alto. Beh, vabbè. Però è bellina. Sì, ci piace. Ah, vediamo quest'altra foglia fatta con quell'altra pasta modellabile che mi piace tantissimo. Bella. È un po' diversa da questa. È sempre lo stesso colore di questi, però sulla foglia ci sta meglio. Vabbè, ragazzi, che vi devo dire io? Ho fatto una colata così, una colata un po' strana. Un po' molto diversa dal solito. Vediamo qua. Si sta rompendo lo stampo. Ma Tamara, ma sei proprio... ma ragazzi, ma qui è... Adesso ci metterò un'altra po' di pasta sotto e lo recupero. Anche perché è stupendo, guarda che meraviglia che mi è uscito. Ho fatto un mix di turchese e marrone, è uscito questo qui. Bello. Gli metto un po' di pasta qui e lo copro. Sì. Bello, infatti è un po' bassino. Per certe parti è proprio sottile. Lo devo recuperare assolutamente. Poi passiamo alle cose belle, perché mi sto veramente, quei colori lì mi stanno uccidendo, mi stanno. Oh, finalmente un colore che mi piace, color cappuccino glitterato, sì, bellino. E a me è uguale, idem. Mazza, che meraviglia. È bellissimo. Si vede che mi piacciono le basi cameo. E perché non hai fatto questo anche così? No, ma adesso recupero. La prossima colata vedrai che farò tutto color pastello. Tutto color pastello. Questa tazza è bellissima. L'ho sempre fatta bianca. Questa volta l'ho voluta fare color cioccolato. Mi piace tantissimo. Sbriluccica. Vediamo i pandistelle.
Bello, qualche macchiolina a destra e a sinistra, non capisco come mai queste macchioline. Una esce macchiata e l'altra esce bella, come l'ultima volta. E vabbè. Alette blu, wow, fantastiche, no, le alette non mi deluderanno mai. Alette blu, wow, bellissime. Fioccone turchese, wow, anche lui stupendo. Con glitter argentati e turchesi. Bello. Sì. Poi passiamo avanti. Altra base cameo, sempre di quelli che mi sono arrivati l'ultima volta. Tamara, non rompere nulla. No, no, ma sto attenta, sto. Oh mio Dio, cos'è? È uscita la mini bolla là, ma chi se ne, guarda che bello. No, assolutamente, ma è lo stesso colore di questo. Eh sì, è lo stesso, wow. No, bellissimi, belli, 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 belli. Absolument. Poi, cappello del cappellaio. Scusate, si muove tutto. Eccolo qui, le solite quattro bolle. E vabbè. Bello. Poi, Rilakkuma, color cioccolato a macchie. Perché questo si chiama cioccolato a macchie. Però serve per fare lo stampo e direi che è uscito bene. Sì. Poi, altro bastoncino di cioccolato, bello, un Oreo, wow, bellissimo, l'Oreo esce sempre bene, per fortuna, meno male. Poi, altri due cornici, questi sono sempre quel colore lì che io non capisco come mai le ho fatte tutte questo colore, beh. Vammi a capire che cosa ho combinato qua. E vabbè. Ci riteniamo così, ormai sono così, che devi fare più? Se sono così, così te li tieni. Aspetta, tiriamo fuori questo. Addirittura due uguali nei fatti. Potevi farne uno diverso dall'altro, no? Due uguali. E vabbè. Che vi devo dire? Poi una Hello Kitty bianca, bella, un cuore, sì, carino, forse è l'unica cosa rosa che ho fatto. Oh, sì, è l'unica cosa rosa che ho fatto. Una base cameo, oddio. Il colore non mi piace, ragazzi, per nulla. Sto colore mi demoralizza quasi. No, non mi piace per niente. Il cameo è stupendo, ma il colore proprio no. Abbiamo la mia Danaz che ho rifatto per una richiesta ed è fantastico, lo stesso colore di Luma. Belina! Wow, è bellissima, è cangiante, bella, bella. E una tavoletta di cioccolato, anche questa rosa. Ecco, forse queste sono le uniche due. No, allora, ce n'è qualcosa di carino, qualcosa c'è. Adesso andiamo a vedere che cosa. Sicuramente questa base cameo è questa. Siccome è lo stesso colore. Prendiamo questa insieme alla rosellina che mi piace da morire. Ok, la Hello Kitty è fantastica e la mettiamo nella top 10. Le mie alette blu che sono fantastiche e la luna, fantastiche. Poi il turchese, perché questo turchese, guardate che bello.
come sbrilluccicante. E poi, scusate, e poi mi piace tantissimo diamante trasparente. No, c'era qualcos'altro che mi aveva colpito di più. Non c'è più niente. Ah, eccolo, questo. Ok, questo qui è molto particolare, per quello mi piace. Sì, ragazzi, è una colata un po' particolare, una colata non da me, ecco, però ogni tanto bisogna andare verso nuovi orizzonti e poi magari si torna indietro. E niente, ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, ciao!